Giuseppe Falcomatà, candidato a sindaco delle prossime elezioni del Comune di Reggio Calabria. Com'è andata questa giornata? Ma è andata molto bene. Questa giornata segna un po' il cambio di passo rispetto a alcuni tradizionali metodi della politica ed è una risposta a chi dice che intorno alla coalizione di centrosinistra non ci sia nulla e che la coalizione stessa non sia unita intorno a un'idea di città, ma soltanto intorno a un nome. Noi diamo una prima risposta oggi, lo abbiamo già fatto nelle primarie, quindi questo è un continuare, un metodo di lavoro che ci siamo già dati, con uno spazio aperto, aperto non soltanto perché ci troviamo insomma in un porticciolo turistico, quindi con il mare che culla le nostre idee, ma aperto al contributo di tutti i cittadini, di tutte quelle persone che hanno voglia di dire la loro, hanno voglia di raccontare la loro esperienza, hanno voglia di proporre qualcosa di nuovo per la loro città, per la città in cui vorrebbero continuare a vivere, a crescere, educare i propri figli. E noi questo lo abbiamo fatto oggi con 6 tavoli tematici che affrontano le tematiche dei servizi sociali, del welfare cittadino, quindi del terzo settore, ma anche della città metropolitana e quindi uno sguardo sull'Europa, parlando di cultura, parlando di turismo, parlando di sport, parlando di trasparenza e legalità, parlando anche e soprattutto forse di mobilità, di trasporti, di infrastrutture che, come ognuno di noi ben sa, mancano nel nostro territorio, nella nostra città, nella nostra provincia. L'abbiamo fatto con tante donne e uomini che hanno deciso di spendersi insieme a noi in questa sfida che parte dal basso attraverso un sentimento popolare. Stamattina c'è stata la discussione molto partecipata ai tavoli, al termine della discussione insomma, si sono tratte un po' le fila del discorso e nel pomeriggio adesso i responsabili dei tavoli stanno buttando giù quello che è venuto fuori da questa discussione in un documento che verrà acquisito e che sarà, implementerà, aggiornerà, renderà ancora più concreto il programma che noi proponiamo per la città di Reggio Calabria. Questo è quello che continueremo a fare anche nei prossimi appuntamenti, perché capite bene che da ogni tavolo poi nascerà una nuova singola iniziativa. Quindi questo è il percorso che abbiamo tracciato e che continueremo a fare. Quale progetto opporrebbe alla centrale a carbone di Saline? Noi intanto abbiamo sempre detto un secco no, un convinto no alla centrale a carbone di Saline Ioniche. Naturalmente però ci rendiamo conto che assumersi la responsabilità di essere classe dirigente significa andare oltre. Purtroppo questa terra molto spesso, storicamente, si è accontentato che qualcosa non venisse fatto sul nostro territorio o che qualcosa non ci venisse tolto. Faccio l'esempio, l'ultimo in ordine cronologico, del TAR. Sul TAR è stata fatta una forte battaglia, ma il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, è un qualcosa che c'era, che noi abbiamo difeso e che abbiamo evitato che venisse sottratto alla nostra città. Allo stesso modo però non ci possiamo accontentare di dire non vogliamo che si faccia la centrale a carbone, abbiamo il dovere di proporre un'alternativa. E l'alternativa qual è? Noi diciamo spesso la nostra è una città, è un territorio, è una provincia a vocazione turistica, però questo non può essere uno spot, non può essere uno slogan, deve essere costruito partendo proprio dal basso, partendo dalla garanzia dei servizi pubblici essenziali, partendo dal poter arrivare in una città come Reggio Calabria, in una provincia come Reggio Calabria, per poi andare a proporre qualcosa di concretamente turistico e quella zona si presta proprio a questo, naturalmente osservando dei passaggi particolari. E per quanto riguarda le giovani generazioni, lei sarà un sindaco giovane, quindi cosa ha in mente per invogliare i ragazzi a rimanere? Ecco, anche su questo noi cambiamo verso e cambiamo prospettiva alla politica. Non ci piace fare un punto di programma dicendo questo è il nostro programma per i giovani. I giovani non sono una categoria a sé, i giovani sono cittadini come tutti gli altri. E allora se noi offriamo una città che garantisce i servizi sociali, se noi offriamo una città con un'adeguata offerta culturale, quindi anche di spettacoli musicali, di occasioni di crescita collettiva per la città, se offriamo una città che dia la possibilità a ognuno di essere una persona e non solo un numero e che quindi non dia lavoro, ma crei le occasioni perché ognuno possa sviluppare la propria idea, allora credo che in questo ci possano stare anche i giovani. La nostra è purtroppo una città che sotto il profilo delle attività, tra virgolette,
ludiche, culturali e musicali offre davvero poco. Però non si può parlare di cultura se non si parla di sicurezza. Ogni argomento non può essere affrontato a compartimenti stagni. Una città più illuminata, lo diciamo sempre, è una città molto più sicura di una città in cui c'è una camionetta dell'esercito a ogni angolo di strada. Naturalmente è una provocazione, noi abbiamo ampio rispetto e riconosciamo il grande lavoro delle forze dell'ordine, ma che cosa significa questa provocazione? Significa che se noi diamo la possibilità alle persone di stare fuori fino a tardi, manteniamo la città viva, manteniamo la città illuminata, quindi sottraiamo forze importanti all'attività della criminalità organizzata. Ecco, tutto questo è quello che pensiamo noi per la città e questo vale tanto per i giovani che naturalmente non hanno il vincolo a dover restare, hanno l'obiettivo e si devono porre l'obiettivo eventualmente di partire ma per poi ritornare. Quindi noi dobbiamo far sì che si creino le condizioni per chi vuole restare di restare e per chi vuole andare per poi tornare che lo possa fare. Andare non deve essere l'unica scelta, deve essere una delle scelte. Noi abbiamo anche interesse che i nostri ragazzi facciano esperienza in altre città, facciano esperienza all'estero, affinché però poi queste esperienze possano essere messe al servizio della loro città. C'è stata una partecipazione molto attiva di decine e decine di persone, di cittadini, di associazioni, di professionisti, di persone competenti e vogliamo rispondere così anche a chi ci dice che non abbiamo un programma. Noi abbiamo un programma molto preciso per governare questa città e lo stiamo costruendo insieme ai cittadini, insieme alle competenze. Noi pensiamo che Reggio debba tornare a essere una città normale, una città dove siano garantiti i servizi essenziali per i cittadini, la pulizia, i trasporti, l'acqua, l'assistenza sociale. Pensiamo che Reggio deve tornare a essere una città moderna, efficiente, una città solidale, una città dove far crescere i propri figli, dove vivere e dove attrarre anche il turismo, perché Reggio è una città che ha una grandissima vocazione turistica, una bellezza paesaggistica immensa, ha un grande patrimonio archeologico a cominciare da quella meraviglia che sono i bronzi di Riace e noi non possiamo accettare le sciocchezze che dice Sgarbi che dobbiamo esportare i bronzi in giro per il mondo, che peraltro distruggeremo nell'arco di qualche anno. Noi vogliamo che Reggio sia una delle mete del turismo culturale del mondo, perché abbiamo questo bene che è il patrimonio archeologico, a cominciare appunto dai bronzi. Qui intorno ci sono percorsi che rimandano all'epica, alla storia della civiltà occidentale. Quindi perché noi dobbiamo rinunciare a questo? Noi vogliamo che tutto questo si realizzi e si realizzi attraverso un governo delle persone migliori della città. Noi proporremo un governo che non sarà una sommatoria di partiti, che non sarà una sommatoria di forze politiche, proporremo un governo con le migliori forze della città, unite dall'obiettivo di far rinascere Reggio. Reggio non merita quello che ha avuto negli scorsi anni, il malaffare, la corruzione, la collusione con la criminalità. Reggio merita un governo di persone dedite al bene comune, di persone che, come dice la nostra Costituzione, coprono un ruolo amministrativo, istituzionale con dignità e onore. Noi pensiamo che chi deve governare in nome dei cittadini debba essere onorato di farlo, sentirsi onorato e debba onorare questo impegno. L'onestà e la legalità convengono a tutti, perché quando c'è un governo che non governa sulla base di queste regole, alla fine non vincono i migliori, vincono quelli che hanno il santo in paradiso, l'amico. Noi con questa storia vogliamo farla finita. Noi pensiamo che Reggio si meriti altro, che sia maturo un cambiamento, una svolta, e la nostra rivoluzione sarà quella di costruire una città normale, dove sia bello vivere, far crescere i propri figli e poter dire finalmente, come diceva Pericle agli Atenesi, poter dire con orgoglio: noi a Reggio facciamo così. Una battuta sul progetto di Reggio come città metropolitana, che potrebbe essere anche un punto di riferimento per la provincia reggina, non soltanto un modello di sviluppo per la città di Reggio.
Beh, sicuramente la prospettiva della città metropolitana che è il 2016, il che significa che è già arrivato e oggi dobbiamo essere pronti e preparati, deve essere quello di un salto di tutte le città coinvolte. Non bisogna pensare come un'annessione da parte della grande città dei comuni più piccoli, è il contrario, è la possibilità dei comuni più piccoli, mettendosi in rete con le città più grandi, di poter usare infrastrutture, fondi soprattutto, maggiori, cioè la città metropolitana può gestire direttamente i fondi europei senza passare attraverso la regione. Questo già sarebbe un fatto molto importante, che snellisce le procedure e che appunto costruisce una dimensione di governo del territorio che integra, non sovrappone le competenze, ma le integra e rende appunto la città metropolitana un modo di governare che riguarda un territorio più largo del semplice comune e che sappia rispondere alle esigenze dei piccoli comuni così come di quelli grandi. Quali proposte sono emerse dai tavoli tematici? Bene, sono emerse molte, diciamo intanto per esempio per quanto riguarda il welfare, l'idea di fare subito nei primi 100 giorni di convocare la consulta del volontariato a costo zero, ma di convocarla per coinvolgerla nella scelta delle proposte da fare e poi una mappatura dei bisogni della città. Noi dobbiamo sapere questa città da questo punto di vista di che cosa ha bisogno. Sicuramente sappiamo già che alcune cose andranno fatte subito, riaperti subito gli asili nido, intervenire sulle situazioni più degradate. Noi faremo dell'intervento su Arghillà, dove già ci sono molto meritorie attività da parte di comitati e associazioni che già stanno facendo tantissimo. Noi, il Comune, metterà a disposizione tutta le proprie competenze per far sì che Arghillà diventi, invece che un modello di degrado, diventi un modello di rinascita, diventi quasi il faro della rinascita della città. Poi sulla cultura si è parlato di una fondazione per il teatro Cilea, si è parlato di lanciare una grande idea di un festival letteratura del Mediterraneo che quindi apra la città, anche questo nell'ottica della città metropolitana, la apra al contributo di questo meraviglioso mare nel quale siamo immersi. E poi due cose su tutte, che sono una legge speciale per Reggio, perché il problema di ricostruire i servizi essenziali non è un problema solo di noi reggini, deve essere un problema del governo nazionale. Reggio non può essere una città dove non sono distinte le acque bianche dalle acque nere, una città in cui ancora in casa c'è l'acqua salmastra, una città in cui non funziona la rete dei trasporti, una città in cui ci sono intere frazioni che sono irraggiungibili perché non ci sono le strade. Tutto questo fa parte della civiltà non di Reggio ma di un paese, dell'Italia, e su questo noi vogliamo impegnare il governo e poi riattivare il decreto Reggio vedendo tutti gli appalti uno per uno, le opere dove sono bloccate e perché sono bloccate, e farle ripartire. Noi abbiamo bisogno di grandi investimenti pubblici per far ripartire l'economia della città. Ci saranno altre iniziative come questa prima del 26 ottobre? Assolutamente sì, noi abbiamo cominciato qui un percorso, abbiamo cominciato insieme ai cittadini, abbiamo avuto una grandissima risposta, c'era un clima bellissimo, tantissimi contributi. E noi adesso andremo avanti per ognuno dei temi che abbiamo affrontato oggi, faremo degli altri appuntamenti e saranno appuntamenti concreti in cui chiameremo anche il governo, la regione, tutte le istituzioni che possono essere coinvolte, in modo che da ogni tavolo che prosegue, che continua la sua attività, vengano fuori proposte precise con tempi di realizzazione e le risorse necessarie. Quindi questo è un lavoro che ci accompagnerà per tutta la campagna elettorale e anche questa sarà la risposta a chi dice che non ha un programma. Magari se ha la pazienza di partecipare a qualcuno di questi nostri appuntamenti, che sono tutti pubblici, di seguirci su Facebook o di chiederci informazioni, noi daremo tutte le informazioni con il programma punto per punto.
Siamo con Stella Cerletta, consigliere regionale di parità, che ha coordinato il tavolo Servizi Sociali, Welfare e Pari Opportunità. Com'è andata questa giornata? È stata una giornata intensa perché a questo tavolo naturalmente hanno partecipato diverse realtà, sia realtà associazionistiche che raccolgono, quindi riuniscono i diversi operatori sul territorio, come ad esempio il forum del terzo settore, piuttosto che il CSV, e hanno partecipato anche direttamente le associazioni che si occupano di questi temi, sia come perché rappresentano direttamente gli interessi di alcune categorie, penso all'associazione genitori disabili e piuttosto che al Tribunale dei diritti del malato, e addirittura hanno partecipato spontaneamente anche i cittadini che hanno visto il programma, e quindi è venuta ad esempio, ha partecipato al tavolo il padre di una giovane disoccupata che ha sempre lavorato nel campo dei servizi di cura, in una cooperativa che cura i servizi di nido e che oggi si ritrova disoccupata. Ha partecipato al nostro tavolo anche una non vedente, la poetessa Natina Pizzi, che ha portato il suo punto di vista, scusate il cattivo gioco di parole, che ha portato la sua prospettiva sulla tematica. Questo perché, a mio avviso, questo tavolo toccava un nervo scoperto della città, che è quello della carenza dei servizi sociali. La città in questi anni ha avuto un momento buio sui servizi sociali, che forse si è anche peggiorato a causa della situazione di stasi dettata dal commissariamento, che però ha anche, nel momento di crisi, ha liberato le risorse positive del privato sociale. Molte delle associazioni, delle cooperative, delle realtà che ruotano attorno a questi mondi, al mondo del terzo settore, sono realtà che si sono auto-organizzate e che hanno sopperito, in un principio di sussidiarietà quasi spontanea, hanno sopperito alle mancanze dei servizi comunali. E infatti le esigenze che hanno rappresentato sono tutte esigenze legate al servizio alla persona. Le nuove povertà, le famiglie monoreddito, le famiglie anche monoparentali, che sono ormai una realtà anche del nostro territorio, le famiglie dei migranti, delle persone immigrate che sono venute a costituirsi sul territorio, e gli anziani che si sono proposti anche, quindi non soltanto come portatori di esigenze ma anche portatori di disponibilità e del lavoro e del loro tempo, il problema legato soprattutto ai servizi alla disabilità, ai minori disabili. L'abbiamo letto tutti in questi periodi sui giornali, il tema scottante del trasporto, dei servizi di trasporto per i minori disabili e non solo per i minori. E è emersa un'esigenza di legalità legata al sociale anche al territorio, cioè ci sono alcune zone in cui è maggiore la criticità della carenza di servizi sociali e su cui già molto sta lavorando il privato sociale, come ad esempio il territorio di Arghillà, che è stato un tema che è stato portato da più parti al tavolo. È naturale, è logico che proprio dove ci sono maggiori criticità è maggiore la presenza del privato sociale, l'attenzione anche del politico e chi decide di investire nelle politiche del territorio. Il tavolo ha chiesto a Giuseppe Falcomatà di portarla proprio come un'emergenza sociale, quella di Arghillà, perché ci si è resi conto anche che la legalità intesa come imposizione delle forze dell'ordine o della tutela della legalità non ha uno sbocco se non è accompagnata da un percorso di inclusione sociale delle persone, delle famiglie che vivono quel territorio. E il tavolo ha chiesto come uno dei, diciamo, dei, delle priorità quella di riattivare la consulta del volontariato, che è uno strumento che esiste all'interno del nostro statuto comunale, che dovrebbe praticamente permettere la partecipazione attiva del mondo del sociale alle decisioni politiche del comune, diventando un organo consultivo. E un organo consultivo che a nostro avviso, a avviso del tavolo, andrebbe implementato, perché manca ormai da anni nel territorio di Reggio Calabria una mappatura delle esigenze, cioè capire dove i servizi sociali devono essere maggiormente rafforzati, dove vanno implementati, dove invece casomai è necessario snellire e rimodulare i servizi. Quindi attivare, ricreare, perché già esisteva, cioè rimettere in vita
la consulta del volontariato e con questa rimappare la città e decidere assieme, partecipare assieme il nuovo welfare che si vuole, se si vuole, che si vuole costruire in città. Naturalmente da consigliera di parità abbiamo interpretato le pari opportunità anche nel senso delle pari opportunità rivolte alle donne e devo dire da questo punto di vista il candidato Giuseppe Falcomatà ha già una grandissima attenzione anche nella scelta delle candidature femminili sulle quali è stato molto attento. L'auspicio è che lui poi rispecchi anche nella composizione della giunta e nelle scelte delle persone che comporranno la sua squadra in maniera equilibrata gli attori, ma è già evidente dal tavolo di oggi, dalla partecipazione assolutamente eterogenea ai tavoli, che questo sta già avvenendo perché Giuseppe Falcomatà riesce a intercettare quello che la città chiede, sta riuscendo a intercettare quello che la città chiede, che la città vuole, e oggi la partecipazione era veramente ampia, spontanea e composta da molte donne e da molti uomini anche giovani. Adesso di questi punti tireremo le fila di modo che il tavolo possa indicare 4-5 punti fondamentali che vadano a confluire nel programma elettorale di governo di Giuseppe Falcomatà e diventano le priorità per i primi giorni di vita del sindaco, ma di questo naturalmente poi vi racconterà meglio lui. Okay. Grazie mille. Grazie a te. Siamo con Franco Arcidiaco, editore della Città del Sole, che stamattina ha coordinato il tavolo tematico Cultura e Turismo. Quali sono le idee che sono venute fuori? Siamo stati travolti veramente dal successo di questa iniziativa, io sono molto felice perché il tavolo era affollatissimo e tra l'altro io sono molto contento di questo perché siccome si stava creando in città, forse alimentata ad arte dagli avversari di Giuseppe Falcomatà, l'idea che lui fosse un candidato senza programma e invece noi abbiamo dimostrato che non solo il programma ce l'abbiamo ma addirittura lo facciamo dal basso con l'aiuto dei cittadini. È stata una cosa bellissima, ci sono state tutta una serie di idee concrete tra le quali ne posso dire due, come per esempio una è l'istituzione subito nei primi 100 giorni della sindacatura dell'istituzione della fondazione per la gestione del teatro Cilea e poi l'impegno per aprire e completare le opere pubbliche che riguardano comunque i luoghi dove si svolgono gli eventi culturali, musicali, il cinema e il teatro e poi la grande idea che è venuta fuori di fare un grosso festival della letteratura dell'area mediterranea invitando tutti gli editori dei paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo. Quindi come vedete poi dietro di questa sono arrivate decine e decine di idee che ora noi raccoglieremo in un documento che presenteremo alla città. Quindi sarà un festival che raccoglierà varie ispirazioni, e il bacino del Mediterraneo insomma è formato da tanti stati, Israele, eccetera, Marocco, quindi sarà un festival di letteratura ma probabilmente anche in cui si potranno in qualche maniera pacificare gli animi attorno alle questioni politiche, secondo lei? Sicuramente la geopolitica la farà da padrone, ma è chiaro e evidente, perché noi continuiamo a parlare di centralità di Reggio nel Mediterraneo, ma questa centralità non è solamente un modo di dire, questa centralità è una cosa reale, basta guardare una cartina geografica, allargarla un po' e si vede subito se è vero o no che c'è una centralità nella nostra città, per cui noi dobbiamo finire di fare parole, dobbiamo fare fatti, noi dobbiamo capire una volta per tutte che anche la gente che arriva per esempio sulle nostre coste è gente che comunque arriva sulle coste dell'Europa e quindi noi siamo che cosa? Siamo la parte dell'Europa che sta sul Mediterraneo, quindi noi siamo il confine d'Europa nel Mediterraneo, quindi noi parliamo anche a nome di tutta l'Europa perché noi rappresentiamo l'Europa in questo mare. Per parafrasare un ex ministro della Repubblica, con la cultura a Reggio si potrà mangiare? Guardi, io sono fermamente convinto. Intanto la cultura sicuramente non ha un portafoglio, perché chi sarà l'assessore alla cultura della nostra città sicuramente sarà un assessore senza portafoglio. Però questo non vuol dire che la cultura non riesca a creare invece delle grandi opportunità di lavoro per i giovani e di crescita per la nostra società e per il nostro territorio. Sicuramente. Grazie mille. Grazie a lei.